Allora, qui New York, vi parla Ruggero Orlando, qua in Park Avenue stiamo improvvisando tragedie, come va Carmelo? Bene. Quante ne facciamo di queste sparatorie? Speriamo un'altra, vero? Un altro, due, tre. Fatto un defiletto. Ma ogni volta bisogna cambiare i vetri, no? Bisogna cambiare tutto qui, bisogna cambiare. Mi ha detto un defiletto. È la prima volta che giri in America. Sì. Come va? Ambiente, l'atmosfera. Benissimo. È ispiratore per il bene e per il male, no? Assolutamente, basta dormire. Basta dormire. Senti Piero, che impressione hai di questa esperienza americana? Non so in che senso, la città è bella, però è difficile lavorarci. Perché? Perché siamo assaliti, come si chiamano i sindacati, l'Unione. Le autorità sono gentili, ci danno dei permessi, ma... quindi dobbiamo veramente fare i salti mortali per girare. Poi non è facile girare qui a Park Avenue, perché come vedete è tutta la gente, il traffico, però noi stiamo facendo l'altro passaggio. Ma sai, però io credo che questa atmosfera in fondo dia anche un po' il piacere di superare le difficoltà. Non c'è tempo di organizzare bene come si dovrebbe, ecco, bisogna un po' improvvisare veramente. Allora questo che mi spaventa un pochino, ma speriamo. Vediamo. Tanti auguri e grazie. Ciao.